Oggi siamo con i ragazzi di La Baia Basta che ci parleranno delle loro iniziative sull'organizzazione della ricostruzione. Dalle staffette partigiane alle brigate di mutuo soccorso non si tratta solo di progetti di solidarietà, ma l'ambizione di creare una rete di cooperazione mutualistica sociale. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro. Ciao, sono Enrico. Appunto, io sono Sofia, faccio parte anche del progetto delle staffette alimentari partigiane. È appunto un progetto che nasce durante un'emergenza, ma non per affrontare l'emergenza, ma per appunto trovare da questa emergenza dei punti per cui ripartire e creare appunto il mondo che magari vogliamo domani. Proverò a raccontarvi quello che stiamo facendo tramite i due progetti di staffette partigiane alimentari e brigate di mutuo soccorso. Partendo col dire che sono entrambe figlie della stessa idea, si può dire, ovvero quella di opporre e sostituire a quella che è l'idea di distanziamento sociale che stiamo vivendo adesso con una che diciamo, più si addice al modello di mondo che vogliamo provare a costruire, che è quella di diciamo, distanziamento fisico, costruendo parallelamente però quella che è una rete sociale più solida e più forte, che venga costruita appunto sul contatto umano e la reciprocità di mutuo aiuto. Questo concetto, secondo noi, è chiave per dimostrare anche che nessuno rimane da solo se ci organizziamo al di là delle differenze, mettendosi insieme tutti quanti. Voglio raccontarvi un po' come nasce questa esperienza e dal contesto in cui ci siamo ritrovati, fondamentalmente con la quarantena, con tutte le nostre attività del centro sociale messe prima in pausa, poi lentamente trovando i modi per ripartire. E in questo contesto ci siamo ritrovati a, per esempio, mettere online, no? Per esempio le scuole di italiano, il doposcuola con i ragazzini entrando così nelle case delle persone, una cosa che prima non era mai successa perché venivano loro da noi. Cioè, abbiamo riscontrato la necessità e i bisogni di queste persone che non avevano libri, non c'era possibilità di accedere alle biblioteche e soprattutto i mezzi tecnologici per poter fare connessioni. Abbiamo iniziato a fare una piccola raccolta tra le conoscenze di mezzi informatici in più e le abbiamo iniziato a ridistribuire, lo stesso con i libri che siano di narrativa o scolastici, quelli che riuscivamo a trovare, servivano le necessità delle nostre famiglie, le abbiamo iniziato a portare e iniziando questa relazione siamo resi conto che i problemi erano molto più gravi anche, cioè proprio nel giro di pochi giorni ci siamo resi conto che dovevamo fare oltre. Quello delle staffette alimentari partigiane nasce pensando direttamente a quelli che sono sempre stati d'estate, gli ultimi della società così come la conosciamo, ovvero i senza fissa dimora. Infatti è proprio a loro che si rivolge il primo progetto. Nel pratico consegna pacchi sia alimentari con beni di prima necessità, con dispositivi sanitari di base, e insomma per creare con questo non solo una rete d'aiuti, però che crei anche quello che sono dei contatti umani. Vabbè, le uscite delle staffette sono di base su due gruppi da due persone e di base ci dividiamo nord e sud. E stiamo portando all'incirca una trentina di sacchetti, ma in realtà stiamo iniziando a farne un po' di più perché vediamo che le persone per strada sono sempre di più. Di fronte a questa situazione abbiamo voluto fare un passo in avanti, no? Oltre chiaramente ai meccanismi di solidarietà che sono indispensabili, abbiamo pensato che in questo momento è molto utile mettere in campo meccanismi invece di mutuo aiuto, in cui il concetto di reciprocità e come dire, di aiutarsi a vicenda prende, come dire, un ruolo centrale, perché nel momento in cui sappiamo che comunque il welfare tradizionale, anche in una zona come questa, che è tradizionalmente molto molto ricca e ben coperta da questo punto di vista, in questo momento sta dimostrando crepe inesorabili, e in questo momento allora che la società si deve auto-organizzare creando da sola, dal basso, delle risposte, delle soluzioni e creando una vera e propria comunità. E per cui questo è partito il progetto delle brigate di mutuo soccorso, dove ora inizialmente, anche per limiti logistici, portiamo 50 pacchi alimentari a 50 famiglie singoli, situati basato sul concetto di prossimità.
L'idea è quella di un meccanismo, come dire, che sia replicabile, perché appunto non c'è nessun copyright e infatti anche in altre parti d'Italia stanno moltiplicando progetti del genere, che ognuno nel proprio quartiere si può mettere a disposizione, noi ci mettiamo a disposizione per condividere informazioni, contatti, qualora potesse servire, però è una cosa che funziona se è veramente radicata nel territorio e non è una struttura così estemporanea. L'idea è di continuare per i prossimi mesi, almeno 3 mesi, perché questa crisi non passerà con la fine delle misure di contenimento, ma anzi tendenzialmente continuerà. Se possiamo fare tutto questo, grazie alle donazioni che abbiamo ricevuto sul crowdfunding, sulla piattaforma produzionidalbasso.com e sulle donazioni al Liban dell'associazione Ya Basta. Abbiamo da poco raggiunto quota 20.000 euro e il nostro goal prossimo è di 25.000, che servirà sia per le staffette alimentari che per le brigate di mutuo soccorso. Intanto ringraziamo anche tutte le persone che hanno già donato e invitiamo chi non l'ha già fatto e ne ha la possibilità di aiutarci, o se non può di condividere con amici, parenti. Niente, trasformiamo i proverbiali tanti pochi in assai, tutti insieme, tutti e tutte insieme.